Mi chiamo Fabio Grosso, 25 anni e soffro di ossa grosse. Domani vado dal dottor Diego Dieta per sapere come guarire. Lei è il signor Fabio Grosso? Sì, sono io. Vedo che è molto grasso. Soffro di ossa grosse. No, lei è una palla di lardo. Cosa mangia per essere così incredibilmente ciccione? Niente in particolare, dottore. Solo seitan e petto di pollo. Tutto fritto nel lardo, dottore. Per dargli sapore. E come dolce due vaschette di gelato. Sì, ma al gusto di frutta. A colazione beve un bicchiere di burro. Il latte non mi piace. E andiamo così tanto al fast food che il titolare l'ho invitato al suo matrimonio. È stato il pranzo più scarso della mia vita. Lei morirà presto, lo sa? Sì, dottore. Perché è grasso? Sì, dottore. Davvero grasso? Sì, dottore. È così grasso che il suo gruppo sanguigno è il ragù. Soffro di ossa grosse. E dove si fa la doccia? In autolavaggio? Non sempre, dottore. E sta facendo qualcosa per ridurre il suo peso? Bevo Coca Light, ho cominciato a fumare e qualche volta faccio dello stretching. Ha provato a mangiare meno e a fare attività fisica? Quello è il piano B. Dottor Diego Dieta, cosa può fare mio figlio per guarire? Le prescriverò una dieta ferrea e dell'esercizio fisico. Quando ci rivedremo tra un mese, suo figlio deve aver perso almeno 10 kg. Grazie, dottore, non la deluderò. Signor Grosso, lei ha ingrassato di 20 kg. Non capisco, dottore. Ha seguito la dieta che gli ho dato? Certo, dottore. Ieri ha mangiato la Nutella, dottore. Solo un assaggio. 3 vasetti. Sì, ma anche lei, signora, per comprargli la Nutella deve essere proprio rincoglionita. Mi scusi, dottore. E ha fatto esercizio fisico? Certo, dottore. Davvero? No, dottore. Le ho già detto che è grasso e che morirà presto? Certo, dottore. Vuole morire, signor Grosso? No, dottore. Se vuole morire basta che lo dica, ho del cianuro sempre pronto in tasca. No, dottore. Sicuro, signor Grosso? Certo, dottore. E allora la prossima volta voglio che abbia perso 30 kg o la lascerò al suo destino. Certo, dottore. È quello di morire, se non le è chiaro. Certo, dottore. Signor Grosso, lei è ingrassato di 50 kg. Non capisco, dottore. L'unica cosa che non ingrassa è il suo cervello, signor Grosso, perché è sempre più stupido. Certo, dottore. Sta seguendo la dieta? Certo, dottore. Lei mente a me e a se stesso, li fa gli esercizi? Certo, dottore. Continua a mentire a me e a se stesso? Ma li ho fatti, dottore. La smetta di mentire a me e a se stesso. Non si è mai mosso dal divano, dottore. Ma se siamo andati insieme al panino onto? Basta, ci rinuncio, siete senza speranza. Ho qui davanti scemo e più scemo, anzi scemo e più grasso. La prego, dottore, non ci abbandoni. Mi sono proprio rotto le palle. La prego. Quando morirà ballerò sulla sua tomba, che nel suo caso sarà un intero campo da calcio. Ci sarà un modo per convincerlo a fare attività fisica? Impossibile. La prego, qualsiasi cosa. Beh, ci sarebbe un modo per farlo muovere. Se si verificano le giuste condizioni, forse c'è ancora una speranza. Care concittadine, cari concittadini, mi rivolgo a voi. I contagi stanno aumentando e mi vedo costretto a indurre un nuovo lockdown. Non potete girare per strada per nessuna ragione, a patto proprio che non dobbiate svolgere dell'attività fisica. Ripeto, non potete uscire per nessuna ragione, eccetto proprio se non sentite l'irrefrenabile bisogno di fare attività fisica. Signor Grosso, lei ha ingrassato di 20 kg. In quarantena ho fatto la pizza. Lei non cambierà mai, signor Grosso. Ed è per questo che morirà molto presto.